Motto della nostra scuola è tradizione e modernità. Partendo quindi da questa premessa fondamentale, riteniamo di dover dare uno slancio ulteriore a quello che la scuola ha fatto finora, in nuovi strumenti di lavoro, nuove conoscenze e in qualche modo approcciarsi a quelle che sono le teorie pedagogiche moderne attraverso l'ausilio appunto di strumenti tecnologici e la conoscenza di realtà virtuali, un modo nuovo di fare scuola, quindi una didattica alternativa attraverso l'uso di nuove tecnologie. Sono Pasquale, rappresentante dell'Istituto del Liceo Scientifico e Pedagogico Giustino Fortunato di Rione del Vulture. Aspetti positivi e negativi su questa scuola. Posso dire che i progetti di intercultura che sono stati fatti, vengono ancora tuttora fatti con i vari docenti, sono dei progetti piuttosto innovativi. Ah, prima delle vacanze di Natale c'è stato il progetto di flessibilità che è stato portato a termine, diciamo, dagli alunni e dai docenti in maniera discreta. Sono Angela Pinto e sono la terza rappresentante d'istituto. Sono venuta in questa scuola perché mi ha colpito molto la struttura, un dono dagli Stati Uniti d'America dopo il terremoto, più laboratori di chimica e fisica, dato che ce n'è uno sia per chimica che per fisica, e anche più aule di informatica ad esempio. Ci sono stati dei laboratori, c'è stata molta collaborazione tra rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, ma soprattutto con gli insegnanti che ci hanno aiutato a gestire questi laboratori, anche a fare calendari per distribuire le attrezzature. Sono Riccardo Lopez, insegno disegno e storia dell'arte in questo istituto. Con tanti colleghi e tanti studenti ci occupiamo di innovazione metodologica e didattica. Abbiamo curato il progetto Classe 2.0 e Scuola 3.0. Abbiamo curato un progetto che è arrivato a Berlino, Social Learning, e lavoriamo sulla didattica per scenari, per high-tech con European School Net e con Indire in Italia. Lavoriamo con la realtà aumentata e con la realtà virtuale. Stai registrando? Sono Raffaella Mosca, insegno matematica e fisica in questo istituto e utilizzo GeoGebra per esercitazioni ma anche per spiegazioni nelle mie discipline, tanto in matematica quanto in fisica. Devo dire che gli studenti in questo modo riescono a seguire e ad interessarsi, direi anche appassionarsi a quello che stanno facendo. Professoressa Mariana Cannarozzi, insegno italiano e latino al liceo scientifico, e ricorro spesso ai media perché penso che siano uno strumento insostituibile ormai, sia alla luce della conoscenza che ne hanno i ragazzi, sia per noi come supporto didattico, che ci permette di fare molte più cose e permette ai ragazzi di insegnarci delle cose, quindi farli diventare protagonisti e quindi molto più motivati a fare quello che apparentemente per loro molto spesso non ha alcun valore. Sono Carlo Liputti, docente di matematica e fisica presso il liceo scientifico di Rione Iro. Mi occupo del test center della scuola. Il test center è aperto ovviamente non solo agli studenti interni ma anche a personale esterno che voglia conseguire la patente europea del computer. La scuola è organizzata in modo da offrire ai suoi allievi dei corsi e alla fine dei quali gli alunni svolgono i singoli moduli e conseguono la patente europea del computer. Sono il professore Mosca, insegno matematica e informatica al liceo scientifico. Il primo approccio con le nuove tecnologie l'abbiamo avuto in questo istituto circa 8-9 anni fa, credo, con il progetto DigiScuola, di cui ero referente in quel periodo. Abbiamo fatto una prima formazione a cui ho partecipato io. In una fase successiva ho formato i colleghi all'interno dell'istituto stesso. Abbiamo ancora approfondito il discorso aprendo una sezione multimediale all'interno del certamen
Giustino Fortunato. Per quanto riguarda sempre le lavagne interattive, si possono riprendere delle lezioni a distanza anche di un anno o due anni e riproporre gli argomenti, riproporre agli allievi degli argomenti che sono stati trattati in passato. Mi chiamo Aurora Mosca, insegno inglese presso il Liceo delle Scienze Umane di Rio Negro e utilizzo per accompagnare la mia lezione tecnologie innovative. Ho utilizzato il blog per registrare le attività che facciamo, per commentare, abbiamo realizzato dei video e soprattutto ci siamo dedicati ai fumetti. Abbiamo raccontato la storia delle regole, delle leggi in inglese, quindi abbiamo utilizzato la lingua inglese e abbiamo raccontato queste storie attraverso i fumetti. Abbiamo utilizzato Beat Strips in particolare e anche Pizzap, che è un altro creator proprio per fumetti. Professoressa di pedagogia Grazia Maria Monti, abbiamo istituito un blog Campus in Rete un po' di anni fa con un gruppo di colleghi e lo utilizziamo per inserirci le attività più interessanti e significative della scuola, per esempio il giorno della memoria che si tiene ogni anno, inseriamo quello che i ragazzi preparano e anche quello che gli insegnanti propongono agli stessi ragazzi, argomenti di storia, argomenti di sociologia, argomenti di antropologia. Il blog ha a che fare senz'altro con quello che io insegno perché è un modo di comunicare efficacissimo. Campus in Rete è wordpress.com.